La sanità pubblica in questo periodo non è argomento ad esclusiva della scena politica fanese. La partita si gioca a più livelli, dove vengono prese le decisioni che contano veramente, dato che le scelte strategiche e di indirizzo sono prerogativa regionale. A breve, questione di settimane, verrà presto presentato il piano sanitario, altro passaggio molto atteso da più parti ed ancora in discussione e stesura da chi di competenza, come appunto il consigliere Talè, depositario dal novembre scorso da Ceriscioli della delega alla sanità. Talè che nei giorni scorsi ha fatto visita alla Camera Iperbarica di Fano dopo che con il suo interessamento e dopo innumerevoli anni è stata finalmente convenzionata col sistema sanitario pubblico a tutto vantaggio dei cittadini in termini sia di costi terapia che logistici. Abbiamo raggiunto questo importante risultato ad agosto del 2018 e già si vedono i primi risultati. Per il cittadino marchigiano è cambiato tantissimo, cioè tutti coloro che hanno bisogno di ossigenoterapia dall'agosto del 2018 per una seduta al posto di 93 euro spendono 36 euro 8 sedute. Chi è esente ticket non paga assolutamente niente, quindi viene qui gratuitamente. Questo ha permesso di ridurre a zero la mobilità passiva che riguarda appunto l'ossigenoterapia e ai marchigiani di usufruire di questo importante servizio che molti marchigiani, visto il costo, rinunciava del tutto alla cura. Sono altri gli interventi che avete in cantiere, qual è insomma il tabellino di marcia? Sì, dai primi di novembre uno dei primi problemi a cui vogliamo aggredire è quello delle liste di attesa. Abbiamo 16.000 servizi in più che facciamo al mese. Ecco, questo ci permette di aver fatto un piccolo passo avanti. Un altro problema enorme che abbiamo è il sovraffollamento del pronto soccorso. Una ricetta può essere quella di potenziare, e questo lo faremo, potenziare il pronto soccorso o i punti di primo intervento degli ospedali di comunità o degli ospedali comunque dell'entroterra, compreso Pergola. L'obiettivo è proprio quello di considerarlo un ospedale di area disagiata, tale da cercare di fare da troppo pieno oppure di sgravare un pochino di pazienti da quello di Fano. Ultimamente anche casi di cronaca sono stati trattati qui a Fano, quindi è diventata maggiormente un punto di riferimento a livello regionale. Sì, a livello regionale abbiamo avuto vari casi, anche fuori regione, di intossicazioni da monossido di carbonio. Purtroppo questa è la stagione invernale che purtroppo ci porta questi casi. Però direi che tutti sono stati trattati con successo ed è sempre una terapia molto valida in queste situazioni.